Amici del basket, a tutti un saluto da Antonio Celeste. È un orario inconsueto nella fascia mattutina per una diretta dedicata ai fatti della pallacanestro, ma siamo praticamente all'immediata vigilia di una importante conferenza stampa in diretta dalla sala stampa Antonio Corigliano del Palazzetto dello Sport Elio Pentassuglia. È un incontro con i giornalisti che la società del presidente Nando Marino ha promosso per parlare delle novità di mercato. Chi ha dato un'occhiata ai social nelle ore fra ieri sera e stamane sa bene che Brindisi ha fatto scelte significative, intanto ingaggiando Maxime Deseu, già avversario della Epi Casa Brindisi in Champions League nell'altra stagione nella formazione israeliana dell'Apoel Holon. Ma la notizia che ha fatto letteralmente impazzire di interesse, di gioia, di curiosità i tifosi nelle ultime ore è quella dell'arrivo a Brindisi di Alessandro Gentile, che dopo aver rescisso il suo rapporto di collaborazione con la Ope Geometis Varese ha trovato immediatamente l'accordo con la squadra di coach Frank Vitucci e quindi con il presidente Nando Marino, con la importante mediazione del direttore sportivo Simone Gioffre. Sono due grosse novità di mercato che, proiettate verso i prossimi impegni di campionato, domenica sera già a Sassari nel Pala Sera di Migni con la Dinamo dell'ex Piero Bucchi, e ci sarà anche Alessandro Gentile, e via via gli altri impegni di campionato e soprattutto l'appuntamento di Coppa Italia a Pesaro a metà febbraio, danno una svolta diversa da un punto di vista del tasso tecnico, dello spessore tecnico di questa squadra. Tra un po' comincerà la diretta con i rappresentanti della società, ci sarà anche Alessandro Gentile e noi la seguiremo con Antenna Sud 85, alle telecamere il nostro Fabio Pignatelli. Vorrei però subito coinvolgere il collega Stefano Rossi Rinaldi, con tanto di mascherina nel rispetto del protocollo sanitario, delle norme preventive. Beh, c'è tanta attesa, c'è tanta curiosità, i social sono impazziti nelle ultime ore, possiamo dire ufficialmente Alessandro Gentile, eccolo qui, sta addirittura entrando, e quindi con il nostro Fabio Pignatelli accogliamo con l'applauso che merita virtualmente Alessandro Gentile. Benvenuto Ale, intanto una battuta a volo, contento di essere qui? Sì, sì, molto molto contento. Bene, ti sentiremo con lui, il direttore generale Tullio Marino e il direttore sportivo Simone Gioffre. Sta per cominciare praticamente la diretta che noi seguiamo con Antenna Sud 85. Direttore, volete cominciare voi? Sì? Con i saluti, perfetto. Un attimo soltanto. Siete. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, grazie di essere venuti questo infrasettimanale venerdì mattina qui al palazzetto. Potete anche prendere posto a sedere, dato che in questo momento siete tutti in piedi, potete accomodarvi. E, insomma, siamo qui a fare un po' il punto della situazione di questa stagione e a presentare la persona che ho qui a fianco, Alessandro Gentile. Vi chiedo cortesemente di fare un bel applauso di incoraggiamento. E di avvio di questa unione, insomma, siamo molto contenti di essere qui oggi per questa presentazione. Insomma, siamo arrivati a metà stagione, siamo contenti del nostro percorso, 8 vittorie, il 50%, è uno score importante, abbiamo iniziato bene, abbiamo proseguito con qualche acciacco, con qualche difficoltà. In questo momento, grazie agli sforzi di tutti, dei soci, degli sponsor, dell'associazione Pallacanestro, di tutti coloro che ci sono vicini, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di cercare di migliorare questo roster, di puntellarlo, di sistemare alcune cose che andavano fatte. Ieri c'è stato l'annuncio dell'acquisizione delle prestazioni di Maxime Deseu, che arriverà da noi lunedì per aggregarsi al resto della squadra e andare a rinfoltire il gruppo dei lunghi.
Oggi presentiamo Alessandro Gentile, che si unisce da oggi ufficialmente alla nostra squadra e che è ufficialmente un nostro tesserato, quindi domenica sarà in campo a Sassari. E ringrazio Simone per essere riuscito a gestire nel migliore dei modi questa trattativa insieme all'agenzia del giocatore, la Sport Lab Network di Virginio Bernardi, nel momento in cui c'è stata la possibilità di prendere Alessandro, la cosa è stata fatta nel migliore dei modi. Io negli anni ci avevo provato più volte, questa volta non ho fatto niente, il giocatore è arrivato. Quindi bene così. E niente, vi ringrazio, lascio la parola a Simone e buon proseguo di campionato a tutti. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti, è un piacere vedervi qui così numerosi perché, come ha detto Tullio e condivido pienamente, stiamo attraversando una stagione positiva con un record che ha sottolineato Tullio, e i due ingaggi di ieri e di oggi vanno a confermare che vogliamo provare a fare un upgrade per cercare ancora di migliorarci in questa stagione che è ancora lunga, perché manca praticamente, a parte una, tutte le partite del girone di ritorno, perché abbiamo davanti a noi un'altra Final Eight di Coppa Italia, la quarta consecutiva, ancora una volta con il seed numero 7, ovvero con il settimo posto al termine del girone d'andata. Le ultime due volte che siamo andati col settimo posto voi vi ricordate com'è andata, quindi speriamo insomma di emulare quelle stagioni. Alessandro Gentile e Maxim Dezeuv devono essere considerati un upgrade per noi. Oggi c'è Ale, Maxim arriverà la prossima settimana. Un upgrade in una squadra che sta andando bene e che non è mai stata al completo, perché questo bisogna anche sottolinearlo. Abbiamo avuto sin da subito un sacco di acciacchi, come li hanno tutte le squadre, e vi inviterei, voi che siete insomma la maggior parte di voi giornalisti, a fare anche una riflessione su questo. Nelle ultime due stagioni ci sono stati un aumento del numero di infortuni, anche piccoli, in tutte le squadre, e questo sicuramente è da attribuire a questa pandemia che ci ha portato ad essere impossibilitati a svolgere così sia dalla preparazione che poi durante la stagione un lavoro con una certa continuità. Quindi tutti i piccoli acciacchi sono così riconducibili a questa situazione pandemica. Detto questo, non voglio tediarvi con altre cose, vi voglio raccontare un paio di informazioni che magari per voi possono essere importanti. Anzitutto, una parola che mi viene in mente per descrivere questo ingaggio è stata la pazienza. Che tutti ne abbiamo dovuta avere molta. Io e Alessandro ci siamo incontrati un giorno a Milano, abbiamo parlato di questa idea, di questa opportunità, penso ci siamo trovati subito d'accordo. Una cosa che io ho detto a Alessandro: noi vorremmo che tu venissi a divertirti con noi, perché siamo fortunati, perché facciamo il lavoro più bello del mondo. Chi gioca, chi non gioca, ma sempre il lavoro più bello del mondo, e lo dobbiamo fare divertendoci. Credo che questa sia sicuramente una chiave, uno stimolo per Ale per unirsi a noi in una squadra che funziona già abbastanza bene, e lui potrà darci esperienza, talento e tutte le sue qualità che voi conoscete sicuramente meglio di me. Abbiamo dovuto avere molta pazienza perché la situazione della nostra avversaria di Varese era abbastanza complessa. Siamo riusciti solo questa settimana, anzi solo ieri pomeriggio, ad avere così il giocatore libero e quindi potesse accasarsi da noi.
siamo stati molto felici di poter fare tutto nel più breve tempo possibile per riuscire a tesserarlo questa mattina in tempi record. Lui si è svegliato alle 4 del mattino per prendere l'aereo alle 6, quindi lo ringraziamo anche per questo, però questo testimonia la voglia che lui aveva di venire da noi sin da quando ci siamo incontrati, ci siamo parlati. Alessandro, come Maxime, ripeto, vengono a puntellare una squadra, quindi ci vorrà anche pazienza per inserirli. Ale giocherà domenica perché è stato tesserato, farà due allenamenti, quindi non ci possiamo aspettare subito che possa giocare 35 minuti. In ogni caso, un'altra cosa della quale abbiamo parlato subito con Alessandro è stato il fatto di aggiungere un altro protagonista alla nostra squadra, che, come avete visto sin dall'inizio della stagione, vanta diversi protagonisti in ogni partita. Questo è un po' il segreto, è un po' la struttura che quest'estate abbiamo voluto dare a questa squadra. Poi va bene, va meno bene, eccetera. Però insomma, l'idea con la quale è stata costruita questa squadra è di avere tanti possibili protagonisti. E Alessandro sicuramente questa è una cosa che potrà ben fare. Rispondo già a possibili, mi immagino già le vostre possibili domande. Alessandro viene e Maxime vengono a dare un upgrade. Alessandro non viene a sostituire nessuno, ok? Quindi già non siamo al completo perché non abbiamo tutti i giocatori a disposizione, perché abbiamo attualmente due infortunati. E così è stato dall'inizio della stagione fino ad oggi, non abbiamo mai avuto la squadra al completo. Speriamo un giorno di averla al completo e speriamo un giorno di poter fare delle scelte. Al momento non sostituisce nessuno. Quello che avete letto, pettegolezzi, indiscrezioni su una trattativa con Varese, noi non abbiamo mai fatto una trattativa con Varese, noi abbiamo fatto una trattativa con l'agenzia di Alessandro. Varese, che ringraziamo, ieri ha liberato Alessandro in tempo utile per noi per poterlo tesserare, quindi ringraziamo Varese. Al tempo stesso, negli ultimi giorni, Varese, che ha un organico attualmente ridotto rispetto a quello dell'inizio di stagione, cercava un giocatore e ci ha chiesto se eravamo interessati a uno scambio. Noi abbiamo detto non siamo interessati, ma noi non vi possiamo dire non parlate con il nostro giocatore, vi diamo la possibilità di parlare con un nostro giocatore, avete letto di Visconti. Abbiamo dato questa opportunità a loro di parlare e Visconti, e siamo felici, ha deciso di rimanere con noi. È un giocatore importante nella nostra struttura di squadra e quindi siamo felici che abbia deciso di rimanere. Non ci priviamo di un giocatore che per noi è importante per il ruolo che ha. Ecco, immagino che queste potevano essere le vostre domande rispetto alle ultime cose che si sono lette. Chiudo l'argomento, do il benvenuto ad Alessandro, sono molto felice di averti qui, siamo tutti molto felici. Manca il presidente Nanno Marino, che ringraziamo per gli sforzi e, come tutti i soci e tutti gli sponsor, che ci hanno permesso di ingaggiare Alessandro e Maxime. Con Nando noi ci sentivamo 17 volte al giorno negli ultimi giorni e lui dice no, non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Lui ti voleva fortemente e io ho detto Nando non ti preoccupare, vedrai che è tempo di qualche giorno, vedrai. No, e tutte le volte che lo aggiornavo non verrà mai, non verrà mai. E invece Alessandro è qua, non c'è Nando che arriva oggi pomeriggio, però intanto abbiamo portato Alessandro. Nando potrà dire non è venuto. Io lascio la parola a Alessandro, vi ringrazio ancora per essere intervenuti e niente, vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. È un piacere per me essere qui. Mi ricollego alle parole di Simone e Tullio e colgo l'occasione per ringraziare appunto gli artefici di questa trattativa, quelli che sono riusciti a portare a termine una trattativa, come ha detto Simone, un po' complessa. E ringraziamo ufficialmente anche Nando Marino, che sennò si offende che non è qui. E niente, sono molto contento di essere qui. E non vedo l'ora di cominciare. Come ha detto Simone, vengo in una squadra già molto forte.
vengo per dare una mano, vengo per mettermi al servizio della squadra, dell'allenatore, e sono pronto a fare tutto il possibile perché questa società ha dimostrato negli ultimi anni di essere una società di alto livello, ha sempre raggiunto traguardi molto importanti e speriamo di continuare su questa strada. Domande, si possono fare? Sì, qualcuno, sì? Certo. Una domanda? Ma intanto io credo che tu abbia studiato tutto in maniera da essere domenica in campo contro lo Stato. Sì. Abbiamo aspettato apposta per... E poi una cosa che mi piace sottolineare, sei uno dei pochi giocatori meridionali, del tuo livello peraltro, che ha vestito in veste in questi anni la casacca di Brindisi, dell'Epicasa in questo caso. Credo che tu abbia motivazioni, stimoli ulteriori rappresentando il Meridione, la Campania, i Mandaloni, comunque il sud cestistico, del quale Brindisi in questo momento è in assoluto la realtà più rappresentativa. Assolutamente, ci pensavo proprio venendo qui, è la mia prima esperienza in una squadra a Sud Italia e sono molto contento, io sono un ragazzo del Sud, ho vissuto in tante città, fin da piccolo ho viaggiato molto, però casa mia rimane sempre a Maddaloni, quindi sicuramente è un valore in più essere, poter rappresentare una società del Meridione sicuramente. Nando è un nome che ti perseguita dal punto di vista familiare e societario. No, Nando. Nando è il mio nipotino in questo momento. È il Nando più importante, con tutto il rispetto, è il mio nipotino in questo momento, che ha un anno, quindi... È il babbo. È il babbo. Babbo dopo però, dopo il nipotino. Sì, non ti chiediamo naturalmente nulla di questa esperienza con Varese, infatti nelle ultime ore ormai quello che conta è che tu sia qui a Brindisi. Hai dato uno sguardo ovviamente alla squadra, conosci bene Frank Vitucci, che tipo di inserimento credi si possa concepire alla vigilia della partita di Sassari? Ma abbiamo innanzitutto giocato contro la squadra di Brindisi nel girone d'andata, sicuramente una squadra molto fisica secondo me, e come ha detto Simone ci sono tanti giocatori in grado di essere protagonisti e di essere importanti, e credo che debba essere un valore aggiunto questa cosa, cercare di non dare agli avversari dei punti di riferimento, ma il fatto che tutti si sentano coinvolti e tutti possano essere decisivi all'interno di una partita. Un altro, qualche domanda? Sì, Simone, una domanda per te, anzi due. La prima è con che tipo di contratto arriva a Natale, nel senso è fino a fine stagione oppure c'è anche in generale? E la seconda, se con l'arrivo di Gentile e l'arrivo di De Zeo il mercato di Brindisi finisce qui oppure ci possiamo aspettare nelle prossime settimane altri upgrade, come hai detto? Il contratto è fino al termine della stagione e seconda domanda, chi può dirlo, nel senso che voi lo sapete meglio di me, la pallacanestro non è il calcio che il mercato ha le finestre, noi il mercato fondamentalmente è sempre aperto, poi ci sono dei passaggi che non si possono fare dopo delle determinate date. Al momento noi vogliamo vedere come vanno questi due inserimenti, poi dopo siamo sempre attenti, noi siamo attenti da quando abbiamo finito la campagna acquisti d'estate, siamo già attenti a quello che succede sul mercato, questo è obbligatorio per chi fa il nostro lavoro. Vorrei, se mi permettete, aggiungere una cosa. Nei giorni scorsi leggevo un'intervista all'allenatore del Milan, premesso che io sono juventino, quindi vabbè. Bravo. Stefano... Vado via. Stefano Pioli. E faceva una riflessione su Leao, giocatore del Milan, insomma, anche abbastanza forte. E diceva, all'inizio non capivo perché Leao, quando gioca, sorride. Ed era una cosa che mi faceva innervosire, mi faceva arrabbiare, qualcosa del genere. Poi dopo, col tempo, vedendolo giocare, ho capito ed è una cosa bellissima. Ed è la cosa che auguro a Ale, da qui alla fine della stagione, di venire qui in un posto dove c'è sempre il sole, dove la gente è meravigliosa e dove il sorriso non ci deve mancare a nessuno. Grazie. La maglia. Parlate alla direttoria di Fabio. Ma adesso no,
maglia gli avete dato? Segreto. Sì, una con la sciarpa. E queste sono le immagini che vi mostriamo in diretta su Antenna Sud 85 con la presentazione ufficiale del nuovo acquisto dell'Epicasa Brindisi, Alessandro Gentile, le foto di rito con la maglia che indosserà, il numero che lo contrassegna come sappiamo è il 5, e adesso le sciarpe, qualunque riferimento che ricordi quanto sia consolidata e importante la realtà cestistica brindisina. Come abbiamo sentito nel corso della conferenza stampa, Ale ha risposto a una mia domanda in particolare, l'idea di rappresentare, completiamo la diretta con Alessandro, Vito ti dispiace un attimo solo, prego Alessandro. Completiamo la diretta con Alessandro Gentile, che ha già detto cose importanti nel corso della conferenza stampa, ma adesso ci stanno seguendo da casa tutti i tuoi nuovi tifosi. Allora, che cosa si prova in un momento del genere? Non è certamente la tua prima esperienza significativa, però come dicevamo, essere al sud, a Brindisi, una città del meridione, da 10 anni in Serie A, credo abbia un'importanza particolare. Sì, assolutamente, sono molto contento e... sono, come ho detto prima, un ragazzo del sud e sono contento di poter giocare in una squadra del sud Italia e cercare di rappresentarla il meglio possibile. È domenica in campo a Sassari contro tuo fratello Stefano Gentile, con una serie di elementi particolari, c'è il nostro ex allenatore Piero Bucchi, una sfida antica tra Brindisi e Sassari, tanti elementi di interesse. Sì, sicuramente sarà bello rivedere mio fratello, riabbracciare il mio nipotino. E sicuramente sarà una partita molto difficile, Sassari è sempre una squadra molto forte, specialmente sul proprio campo. Cosa pensi della tua nuova squadra e di coach Frank Vitucci, che conosci da un po' di anni? Ah, io, Frank è la persona con cui ho esordito in Serie A, quindi ho ottimo ricordo di lui, negli anni ci siamo sempre più o meno sentiti tenuti in contatto e sicuramente... sta facendo un grandissimo lavoro, non devo essere certo io a definire la sua carriera, che finora è stata grandiosa secondo me. Benvenuto, in bocca al lupo. Crepi, grazie. E così, non so se il direttore, eccolo qui, il direttore generale Tullio Marino. Prego, prego, puoi fare quello che vuoi, grazie Vito. Siamo noi in diretta, vi chiedo scusa per qualche inciampo, ma stiamo organizzando anche i servizi che gli altri colleghi stanno curando, raccogliendo le testimonianze del direttore sportivo Simone Gioffrè e dello stesso Ale Gentile. È un momento importante nella storia di questo club, direttore. Beh sì, molto importante, importante per il valore del giocatore, oltre a quello che ci potrà dare in campo, insomma siamo contenti. Ieri parlavamo con papà del fatto che 10 anni fa qualche giocatore magari storceva il naso al pensiero di poter venire a giocare a Brindisi. Oggi siamo ricercati, siamo una piazza ambita, abbiamo un progetto che viene reputato serio al di fuori del nostro palazzetto, e Alessandro Gentile viene a sposare un progetto importante. Siamo veramente contenti e soddisfatti oggi. Un Nando papà, e che papà dal punto di vista cestistico, un Nando presidente, da un punto di vista anagrafico dei nomi c'è un mix molto particolare. Sì, sì, abbiamo un intreccio importante. Sui anche il nipotino. Anche il nipotino, come mio figlio, si chiama Nando, insomma abbiamo tanti Nando intorno. Io, come dicevo prima in conferenza, con Ale ho un rapporto importante, nel senso che ci ho fatto 3 anni insieme a Milano. E abbiamo lavorato in Olimpia, abbiamo vinto uno scudetto, quello del 2014, che per quanto mi riguarda è il ricordo più bello della mia carriera da lavoratore del mondo dello sport. Probabilmente anche per Ale, nel senso che vincere uno scudetto e riportarlo a Milano dopo 27 anni sicuramente è stato qualcosa di incredibile. Oggi ci ritroviamo qui a Brindisi, probabilmente mai avremmo pensato ad un epilogo del genere qualche anno fa.
oggi si può fare e oggi speriamo veramente che Ale con il resto della squadra possa darci belle soddisfazioni fino alla fine della stagione. Hai detto bene, direttore, mai fino a qualche anno fa avremmo pensato a una cosa del genere, a una scelta di mercato del genere, però nel frattempo Brindisi è cresciuta, nella considerazione dell'Italia cestistica soprattutto. Sì, magari potevamo pensarlo, ma sarebbe stato di difficile attuazione. Oggi invece siamo cresciuti, abbiamo fatto 2 finali di Coppa Italia, abbiamo fatto 8 partecipazioni alle Final Eight negli ultimi 10 anni, abbiamo partecipato 5-6 volte, ora non ricordo, alle competizioni europee, siamo una realtà importante nel panorama cestistico e oggi anche giocatori con un cognome importante, italiani e non, hanno il piacere di venire a giocare a Brindisi e noi li accogliamo volentieri. Domenica c'è Sassari, posticipo serale in diretta su Rai Sport, su Discovery Plus, c'è Piero Bucchi. Sì, c'è Piero Bucchi che sta facendo bene a Sassari, sarà una partita difficile, sarà, papà ci teneva ad essere presente, viaggerà con la squadra in quel di Sassari per stare vicino al gruppo, al nuovo gruppo anche che si verrà a creare. Insomma, vediamo che succede, Antonio, noi abbiamo bisogno di qualche punto ancora, quindi non molliamo niente. Occorre assolutamente, con questi innesti, non dimentichiamo, ma lo ha ampiamente sottolineato il direttore sportivo Simone Gioffrè, che con l'arrivo che fa tanto clamore di Alessandro Gentile, l'altra novità è quella di Maxime Dezeu. Sì, sono 2 innesti importanti allo stesso modo. E Maxime viene a darci un upgrade importante rispetto a quello che è stato l'inizio della stagione nel reparto lunghi. Ale si unisce al gruppo delle guardie. Prego. E, insomma, sono 2 upgrade importanti. Noi ci auguriamo veramente di aver puntellato il roster per poter ben figurare da qui alla fine e cercare di toglierci qualche altra soddisfazione. Grazie. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie anche a Stefano Rossi Rinaldi per l'assistenza e per la collaborazione. Chiudiamo così questa diretta speciale dalla sala stampa Antonio Corigliano del Palazzetto dello Sport Elio Pentassuglia per la presentazione ufficiale di Alessandro Gentile. L'altra novità di mercato, come abbiamo poc'anzi ricordato, è quella del belga Maxime Dezeu, già tesserato per l'Apoel Olon e già avversario dell'Epicasa Brindisi. Da Antonio Celeste e da Fabio Pignatelli per la parte tecnica, grazie per l'attenzione, un saluto a tutti, ci vediamo lunedì sera come al solito alle 21 con la Zona 85.